Sbrigafioi, qua in Masseo oggi. Siamo qui perché Elena Natale mi ha regalato codesto principino. Guarda che bello, eh? Un Heterometrus laoticus, originario delle foreste del Vietnam e del Laos. E mi pareva brutto tenerlo in questa piccola gabbietta, dato che comunque è abbastanza grandino, no? Dovrebbe essere un maschio di circa 2-3 anni. Ho comprato questa reggia per lui, questo terrario, per dargli un po' più di dignità, se vogliamo, perché qui, ripeto, mi sembrava un po' strettino. E oggi allestiremo questa nuova sua abitazione. Ho già fissato la lampada termica che userò per il giorno, mentre di là ho la piastra che riscalda per la notte. E qua, con un po' di scotch, un po' alla buona, ho fissato il termometro barra misuratore dell'umidità, perché deve sempre stare tra i 24 e i 29 gradi con un'umidità tra il 60 e l'80%. Quindi qua ho il mio bel nebulizzatore del cazzo, bello deep. Qua abbiamo un po' di roba, quindi ho fatto degli acquistini, mi hanno consigliato di mettere delle piantine all'interno del terrario, così in modo tale da avere un po' di umidità che si autosostenga. Vabbè, solito, fibra di cocco, terra sgrofa, un po' di muschio, un po' di terriccio. Io ho preso una casupola perché gli piace infilarsi sotto le cose, quindi ho detto, vabbè, dai, gliela prendo un po' piccolina così lui si sente bello protetto. E questo per l'acqua, che se no, se è troppo profondo, ho paura che affoghi, quindi cerco di incastrare per bene i lati sotto la terra. E vediamo di cominciare io lo sposto, signorino, scusami, perdonami, con una semplicissima poi, un po' di base di terriccio, poi tiro fuori le piante, tolgo un po' la terra e la mischio insieme. Cavolo, devo fare. Non sono pratico di queste cose, devo essere onesto, è la mia prima volta, anche se da piccolo avevo tutte queste gabbiette qua con lucertole, bruchi, robe. Mi piacevano, insomma, gli animali. Passavo molto tempo in giardino a catturare roba per poi rilasciarla il giorno dopo. E basta. Io ti direi di cominciare, Fioni. Mi direi di cominciare con un po' di terriccio. Io farei prima una basettina così di terriccio. Proprio me lo sparo qui. E poi con le mani ci do una ripassata per fare una semi base. Forse il buco è un po' troppo piccolo. Il buco è un po' troppo piccolo. Il buco è un po' troppo piccolo, sì. Aspetta, lo allargo. Ok. No, non viene giù con la sega. Aspetta, Come lo allarghi? un po' di forbice Azz. con due dita. Un po' di bisturi, canale, a sbrega. Troppo. Ecco qua, ma senti che caldino che è questo schifo. Vedi, bello, bello. Ecco, distribuiamo un po' di neanche. Come se fosse neanche. Bello, guarda che robetta. Divertente, divertente. Fare un piccolo strato per coprire intanto il sotto. Poi ci infilo le fottute piante e poi completiamo con le decorazioni per il fio. Che ancora non ho. Sono indeciso tra tre nomi, Fioi, onestamente. Uno è, per chi gioca a League of Legends, che una volta lo giocavo, Skarner, che tra l'altro devono reworkare, che è un champion di LoL, appunto. Proprio uno scorpione di pietra. L'altra è Sasori di Naruto. E l'altra ancora sarebbe Genpachi Ego, il grande e incredibile Egoisto. egoista a capo del progetto di Blue Lock. Io una base così mi basterebbe. Poi aggiungo. Hai fatto, stavo per dirti, io lo Sì, aggiungerei dopo. no, dopo aggiungo perché voglio fare così. Allora, mettiamo da parte la nostra fibra di Sborlax. E io ci infilerei già una piantina. Dentro, Come ci hanno fatto sì, adesso? no, ma facciamo bene questa operazione. Vedi anche, dovrebbe eccoci qua. Aspetta, piano, ecco. E poi mischio comunque terra un po' secca. Devo dargli un po' d'acqua, mi sa. Sì, perché c'ha le radici che si sono incastrate. Eccoci, perfetto. Allora, piano gentilmente, perché non voglio danneggiare la pianta, non voglio danneggiare le radici. No, Piano, gentilmente. piano, gentilmente, che poi distruggi tutto. No, ma facendo così non. Vedi, piano piano viene giù. Che bel lavoretto, però, porca troia. Va bene.
Dai, piano gentilmente. Guarda che mica si rompono, dai. Così. E poi ci metto sopra. Sì, dai. Sì, ci metto sopra un po' di tè. Sì, ma adesso sì. Sì, mamma mia, c'è di spazio, ce n'è di spazio. E stesso processo, ti direi di farla già con l'altra. Stesso processo. Che c'è un botto di terra. Ah, sono... Oh! Ah, sono divise, sono due piantine. Ma pensa a te, si sono divise. O sono insieme, non capisco. Aspetta, non voglio far danni. No, sono due piantine. E c'è un errore? Sono due. Guarda, aspetta, si stanno pian piano sgrovigliando. Ecco, sì, sono due piantine. Bello! Meglio! Così le posizioniamo in tre posizioni diverse, dai. Cioè, tipo, aspetta, tanto togli questa. Mi sembra un grumo bello grosso. Ok. Adesso fai così. Guarda qua. Questa qua, c'è una bestiola. Ah, c'è una insetti? Bestiola nella terra, eh? Insetti? Sì, sì, guarda, volano. Tipo questa così e questa... un po' più centrale qua, no? E poi questa a yeah. Sinistra di là. Scomodo la cazzo, sei scomodo! Porca troia! No, ma è difficile, porca troia, perché hai solo un'entrata, zio cane! Olè! Porca troia, mi sento stupido! Ma perché non sta su? Mi servirebbe un buco qui, cazzo! Non riesco! Cristo Dio, sta... Pera. Non sta più. È morta. Non riesco a farla stare. Sì, sempre. Ma patta. È patta. Patta bene, patta. Oh, là. Aspetta un po' di qua. Patta così a sbrega. Però voglio che abbia lo spazio per respirare, per... Bene. Bah, non lo so, eh. Sono un'esperta. La bomba. Mettiamo questa qua. È una centrale? C'è proprio qua? Una e una. Va bene. E poi di qua c'è questa grossa gigante. Sono un interior designer. Interior designer dei terrari. Yeah. Io ho sentito che la gente si rilassa quando fa queste... Sì, sì. Bello. Rilassantissimo. Quanto sei rilassato da 0 a 10? 1000. Non lo so, guardami un attimo. Non è la faccia di uno rilassato 1000. Non riesco. Perché se ne infilo una non mi sta l'altra, Cristo Dio. Cristo. Però questa mi è riuscita meglio dell'altra, senza pattare troppo. Anche perché questa continua a cadere. Oh, cogliona. Beh, carino. Porca vacca, sei carino. Già così è molto carino. Io penso, forse abbiamo sbagliato a... Dovrei metterle un po' più su. Che cazzo, forse le sono schiacciate sotto là. Le radici intendo. Vabbè, intanto le tengo così. Oh. Continuo ad aggiungere terra e poi le rialzo nel mentre. Che cazzo ti devo dire? Ci versiamo un bel po' di fermentata merda di cocco. Ecco, dai. Dai. Bello stronzo, guarda che bello stronzo. Ma cioè, sono radici queste. Sono fibre di coccone. Di cosa? Di coccone. Fai così? Qua tipo? Sì. Questa dovrebbe stare un po' più... Sì, però deve essere coperta bene. Non sono un grande botanico, diciamo. Potrebbe verificarsi un errore di piantagione. Vedi? Sono scoperte, Lazio Pera. Sei contento che ti sta facendo la casetta? La casetta. Sei contento? Parlagli come se fosse un cucciolo. Sei contento, vicinino? È il distruttore di mondi. Non puoi parlare così al distruttore di mondi. Ok. Digli del primo che abbiamo trovato. Ah, il primo, sì, era entrato, ma non era la prima volta che mi capitava. C'era un scorpioncino qua, quelli italiani proprio minuscoli, che era entrato in casa random. Ho detto fico, volevo tenerlo perché fuori faceva un freddo bestia, ma poi ho detto vabbè, dai, lo lascio. Come si chiamava il primo? Zio Pera, come cazzo l'avevo chiamato? Timothy l'hai chiamato tu. Non puoi chiamare un cazzo di scorpioncino. Ma era grosso così. Appunto, ma comunque cioè è proprio denigratorio. Ma sì, poverino, era microscopico. Ma come fai a chiamare Timothy una bestia del genere? Maestosa? Una bestia, era grosso così! Ma è maestosa, comunque, ha un design che è maestoso. Non puoi dirgli Timothy, sei Timothy. Tu. Forse qua è un po' troppo... Allora, io ti direi... Questo è giusto. Questo è giusto. Di là? Ma secondo me... Allora, guarda che c'è tanto così, Boh, non lo so, io poi non sono neanch'io botanico. No, allora, sì, penso ti basti, dai. Cioè, quanto deve essere così? No, beh, metto l'altra terra perché ce n'ho, c'ho un sacchettino. Finisci? È vero. C'ho un altro sacchettino in realtà. Che è piccolino, però
comunque. Beh, raccontaci questa passione per gli insetti, da dove nasce? Questa passione per gli insetti è nata dal fatto che i miei non mi permettevano di guardare né i cartoni animati, a meno che non fossero ultra omega family friendly, o tipo ad esempio, faccio un esempio, Pokémon, non potevo guardarlo perché per loro era violento, no? Capito? E quindi io lo andavo a guardare dal mio vicino di casa. Come passavo il tempo quando non potevo andare dal mio vicino di casa? Lo passavo in giardino, avevamo una casa con un grande giardino, e in giardino cosa ci sono? Le bestie. Bestie del tipo insetti soprattutto, quindi cetonie dorate, si parla di macaoni. Io piantavo appunto un vaso da piccolo di carote, perché sapevo che una volta che crescevano venivano fuori i bruchi di macaoni, che sono praticamente dei caterpi in real life, andateveli a vedere. Sono proprio verdi con i puntini arancioni e neri. E mi piaceva allevarli, li allevavo. Una volta che diventavano crisalidi, li vedevi quando stavano per diventare crisalidi, mettevi uno scottex, ad esempio qua, lo mettevi che partiva da fuori e andava dentro così, loro si arrampicavano, facevano la crisalide sopra, bella, lip, e poi quando diventavano farfalle mi liberavo. Così 100% la produzione di macaroni funzionava. E quindi da là mi è sempre... Però non ho mai avuto la... capito? La roba di prendermi una bestia del genere, perché dopo sono, sai, preoccupi, mangia, non mangia, come cazzo, le larve, non le larve, l'acqua, la nebulizzazione, zio Pere. A proposito, però hai avuto 10 cani. 10 cani è diverso. Hai visto Mushy King? Mushy King no. Era un anime che davano ai tempi, si tagliava uno, uh-huh, che era un ragazzino, era degli insetti, tipo. Sì. Quindi okay. Io lo odiavo, a te forse piaceva. Sì. Io l'avevo confuso con Shaman King ai tempi, quindi pensavo fosse la seconda stagione di Shaman King, invece era tutt'altra roba. Certo, erano due nomi diversi. Mushy King. No, Mushy King. Non, cioè... forse a tratti, ma non, onestamente non me lo ricordo. No, ma te l'ho detto, mi facevano vedere la televisione, porca troia! E quindi io vivevo fuori. Quello era il mio intrattenimento, il giardino. Avevamo un laghetto anche in fondo in cui catturavo roba, anfibi, cose, ma poi li buttavo via su, cioè, li tenevo la giornata, li guardavo e poi li rilasciavo nel laghetto. E poi il giorno dopo andavo di nuovo a catturarli. E in fondo c'erano di tutto, rane, gamberi. Un gambero. Ho messo io dei gamberi killer, si chiamano, dei fossati, li catturavo. Erano cattivi come il male, forse un errore ho fatto, perché dopo le rane sono un po' andate via. No. Sono cattivi come le bestie. E in fondo c'erano anche bisce. Adesso io non so se fossero orbettini, robe, cose. Mi ricordo che ne trovai una, la presi per la coda. Quanti anni hai? 4-5 anni. Mi piacevano i cazzo di animali e andavo a casa tutto fiero, mamma guarda c'ho la biscia, così per la coda, la testa che penzolava, però non mi voleva attaccare e puzzava di morte. Mi ricordo che puzzava di cadavere, era viva, perché si nutrono di anche roba morta, no? Quindi puzzava tantissimo, cioè mi sono annusata la mano e ho detto porca troia, puzzavano di cadaverissimo. Io questo non so dove metterlo, onestamente. Questo per l'acqua? Sì. Cioè, farei un buco, così non si muove, tipo qua, abbastanza centrale. Bene. Farei tipo, lo infilerei bene sotto. Ah, sì, va bene. Capito? Così lui può tranquillamente, dopo magari lo pulisco, ecco, capito? Andare quando cazzo gli pare e anche uscire quando gli cazzo gli pare. Ah, per farsi il bagnetto proprio, dici? No, anche il bagnetto, sì, se vuole. Abbiamo scoperto che ama l'acqua. Sì, sì, di brutto. Ah, vabbè, ma sono foreste abbastanza umide quelle. Beh, così è a sbrega. E poi, per finire, dov'è? Un po' di casettina. Casettina. E dove gliela metto la casettina? Prendiamo. Lui sì, c'è. La larva. Dov'è? Si è nascosta la bastarda. Non dargli fastidio. Dov'è? L'ho vista. Dov'è andata? No, allora mi sa che ho flashato. No, allora si era mosso solo la roba. Allora. Che c'è da? Che cazzo è successo lì? Cos'è? Ma si sta evolvendo. Si sta... Aspetta, no. Che cazzo è un Pokémon? Oddio, oh, io. Porca troia. Cos'è? Vecchia, ma ha fatto crisalide sta roba. Eh sì. Ed è viva. Cioè, non si è mangiata una larva, è andata in evoluzione. Sì.
Ma che cazzo? Ma scusa, e quelle lì cos'è che diventano? Ma che cazzo ne so? Non lo so, pensavo rimanessero larve io. Non lo so, non ho idea. Non ne ho la più pallida idea. Farfalla, no? No, okay. Non so proprio. Prenderei allora del nuovo muschio e glielo metto sotto come lettuccio. Sì. Capito? Dentro alla... Guarda qua. Prendo un po' di muschietto qua. Opla. E ci fai così, capito? Che lo metti solo sotto? Qua. Tuc, così. Pum pum. E fai così. Io ne metterei anche un po' in giro comunque. Dici? Un pochino, gli piace tanto. Beh, bello. Adesso c'è una cazzo di reggia, mamma questa mia. Questa qua è veramente figo. Ancora un po'. Speriamo che non muoiano queste piante, perché non so se le ho piantate bene, devo essere onesto. E niente, io prenderei un po' d'acquetta, gliela verso già dentro, e poi prendo lui e lo metto, lo trasferisco. Adesso sono estremi cazzi. Adesso devo spostare lui. Che cazzo è diventata sta roba? Cioè, sul serio, non ho idea. Questa cosa non lo so. Magari qualcuno nei commenti lo sa. Perché non so neanche il nome della larva che gli do da mangiare. Do queste larve, mi piace vive, piacciono vive. Allora, come facciamo? Così. Io non lo prendo in mano, ve lo dico. Cioè, non... Allora, tecnicamente si potrebbe, mi ha detto il tipo. Sì, lo so, però non me la sento ancora, devo essere onesto. Quindi lo spingerò con questo taglia carta. L'abbiamo messo dentro, si sta... Che bello che è da qua. Che bello qua. Guarda che bello. Guarda, guarda, esplora. Ti piace? Quindi una casetta? Tutto fiero. Dai, guarda che effetto. Bello. Vai, vai, al re della giungla. Vai. Esplora il tuo nuovo ambiente. Ti piace? Guarda, ma guarda come va in giro. Era stretto, sì, ha senso. Adesso facciamo così. Io qua ho la lucina. Gliela avvito. Forse non dovevo mettergliela sotto la piantina. Dice che può dare fastidio. Scalda, più che altro. Se magari... Metti tanta acqua sempre, spesso. Forse ho fatto un errore. Vabbè, posso sempre cambiare, faccio sempre in tempo a cambiare questo. Eccolo qua, guarda. Bello così. Bello. Ma cos'è, proprio figo. Guarda che robetta. Direi che... ci sta, un bel questo prima. Sta roba. È un bel upgrade. E qua invece, vedi? Vedi qua? 69% dell'umidità. È vero. E 24 quasi gradi. Dopo gli metto anche la... Tappetino. Il tappetino. Questo magari è meglio mettergli la casa dall'altra parte? Che qua c'è... Boh, durante il giorno che cazzo se ne frega. Mi hanno detto di tenerla il giorno accesa e la notte spenta. Quindi... Poi tanto gli metti anche il tappetino, sì, adesso. Sì, metto il tappetino vicino alla casetta, glielo metto qua, tipo. E allora basta. Beh, questa ti piace, dai, cavolo. Beh, cazzo, qua ha tanto spazio per muoversi. Ora niente. Tanto spazio. Ce ne starebbero due. Niente, fioi. Prendimi una fidanzata. Una fidanzatina gli prendi. Non so se vado d'accordo. Sai che... perché due secondo me qua ci stanno. No, due, sì, madonna. E niente, fioi. Questo è il quanto, questo era il montaggio del nuovo terrario, il nuovo regno del re scorpione, che dovete dirmi voi nei commenti quale scegliere, facciamo un sondaggio, via, se Jinpachi Echo, Skarner o Sasori, ti direi. Questo è il quanto, fatemi sapere nei commenti, bel like e ci vediamo nel prossimo video, beh amori.